Sarebbe stato bello vedere, che però non abbiamo con noi questa sera. E poi i grandi musei italiani, ma non solo, cioè come dire, la carriera poi, cioè, si stacca un po', no, dal Sì. fatto di essere il fotografo degli artisti e diventa lei stesso un grande artista. Un grande, no, diciamo, quello per diventare grandi ci vuole, lo devono degli altri. Io mi ricordo che sulla copertina di quel libro, che avrei portato se solo non Preciso. l'avessi messo nei cartoni, causa trasloco, in copertina c'era questa fotografia qua. È vero. Ecco, Ed è ma chi come ha ricomincia? fatto? Valerio era sulla gondola di fianco, No, come... e io lì eravamo a Venezia con Giorgio De Chirico, siamo stati una settimana perché stavano facendo un documentario su di lui. E la Rai, che io conoscevo il regista, disse: "Dai, Aurelio, vieni con noi a Venezia un De Chirico." E devo dire, tutte le mattine andavo io a prendere De Chirico in albergo. Lui dormiva al Fino Danieli, lui si a tardi dormiva lui, Sì, lui si alle svegliava. 10:30 lui andava a prendere al Danieli, lui scendeva le scale e tutte le mattine suonavano la musica Carissimo Pinocchio, che lui voleva solo Voleva quella. quella. Poi De Chirico in quegli anni lì era veramente Ma lo qualcuno, riconoscevano sì. tutti. Allora una mattina io dissi: "Maestro, si prende due gondole," perché lui era sempre vestito Elegante, elegante e tutto. certo. Io mi ricordo anche quando andava a Roma nel suo studio, era l'unico artista che lavorava con cravatta e giacca. Lui e Lucio Fontana praticamente, erano in due alla Però fine. io Lucio Fontana non l'ho mai conosciuto, Sì. però De Chirico sono andato tante volte, ma lui molto Ma è vero elegante. che aveva un caratteraccio lui? Ma no, un po' ci giocava. No, Ah, ci ecco. giocava. Era la moglie che invece era No, severa. quella fu. Quella sì. E io sono andato a prendere al Danieli e lui prendeva il giornale. E poi, da quanto era simpatico, tutte le mattine diceva: "Ora voglio vedere se la gente mi riconosce." E piaceva, faceva tutto Piazza San Marco, si parla del 73, Sì. e la gente lo fermava per l'autografo. Oggi Allora, penso che non accada più con gli no, e lui anni. diceva: "O la penna o 1.000 lire, se no niente autografo." E era tutto un ridere. Allora gli disse: "Guardi, maestro, si è preso due gondole." Perché io lo vedevo un doge lui, no? Sì, Elegante. Allora si prese giusto. due gondole e si andò. Però io non avevo calcolato che a me mi fa male la barca. E c'avevo l'assemblea, La e macchina. quando uno va in barca o in elicottero a fotografare si sente così. E dopo 10 foto io ritornai subito a riva e lui rideva perché ho le foto mentre ride. E però è stata una foto che lei Sì, sa è stata pubblicata 100 volte, io l'ho si sa. vista, poi proprio la copertina, diciamo, a rivedere, perché è veramente, ha detto bene, lui era un doge in quel A periodo me lì, piaceva da è vero, morire. eccolo lì, meraviglioso. E poi adesso, prima di parlare di Andy Warhol, prima di parlare poi anche della tecnica fotografica, perché vorrei anche sapere questi appunto aspetti te, qual è stato un altro, dunque, Burri, un'amicizia, un amico Ma vero? devo dire, io amici l'ho avute tutti come artisti. Gianni Dova, Cesare Fabbri, Manzù, perché non era che io non le vedevo, era loro, poi mi chiamavano o per le scene, o se andavo alle mostre, o anche per il lavoro. Ho avuto tanti amici io. È difficile, anzi, forse Andy Warhol l'ho visto solo una volta, ma lì che stai, che io l'ho fotografato dopo qualche giorno, l'ho rivisto alla Fondazione Giuliano Gori, che come lei sa, a Pistoia, l'ho visto a Certo. Venezia, l'ho visto tante volte, però non ci ho più lavorato con loro. Ma quasi con tutti gli artisti, con Sandro Chia, ho fatto un libro, un Mimmo Paladino, ora mi sfugge Melotti. Sa, poi dice: "Ah, tu mi hai rammentato." A rammentarle tutti a me È si fa. impossibile, perché ne ha fatti È tantissimi. È riuscito anche a impossibile. fotografare Schifano, che era abbastanza Schifano difficile è da stato fermare. bellissimo. A Modena, mentre faceva i suoi quadri, era pazzo. Siamo stati 10 giorni, mi chiamò Mazzoli apposta. Certo, ed è Mentre lui. riuscito a... Sì, no, lui io lo lasciavo stare, io lo fotografavo. Insomma, per me tutte le volte che con gli artisti è stata sempre una bella gioia. Con Cunellis, che ci è mancato l'anno Sì. scorso, ho girato il mondo con lui, con Claudio Parmigiani, ma.
potrei rammentarli che ce ne ricordo. Una vita, lei ha dedicato la vita. Sì, oggi non mi ritrovo più con i giovani artisti, forse perché sono io che ho 2 o 3 anni in più. 2 o 3 anni in più, però si ritrova con i grandi artisti. Adesso le dico un segreto mio. Io ho fatto quest'anno, cioè veramente ci ho lavorato 3 anni, uno spettacolo su Michelangelo. Eccolo. Che porto a teatro. Ho comprato per fare questo 40 libri su Michelangelo, li ho dovuti leggere e studiare, perché per ogni argomento dovevo approfondire. E ho anche questo libro qua, il suo. Questo è Le Tre Pietà. Sì, ho conosciuto bene la pietà. C'è stato un momento che infatti io dovevo usare delle immagini, volevo quasi chiamarlo e dire posso usare le sue fotografie. Sì. Poi alla fine ho optato per un'altra scelta. Però lo conosco bene. Come nasce questo incontro con Michelangelo? Sì. Michelangelo era il sogno di tutti i fotografi. Devo dire la verità, io sono stato fortunato perché ho fatto 10 libri su Michelangelo, anzi mi chiamano il fotografo di Michelangelo. Ora l'ho un po' abbandonato perché ho finito proprio in questi giorni un libro su Bernini, però ho chiesto il permesso a lui prima di fotografarlo, certo. È il divino lui. No, è stato bello perché un direttore di una banca mi chiama e dice: Amendola, lei mi deve fare un libro sulla scultura, scelga lei. Secondo lei che dovevo scegliere? Mi potevo anche distruggere, però io ho detto: no, guardi Michelangelo. Dice: il testo che lo fa? Mio amico Paolucci. E che dovevo fare? Chi fa? Meglio di lui? Insomma, siamo amici da una vita. Dei Musei Vaticani. Infatti questo è Antonio Paolucci. E il primo libro fece Le Cappelle Medice, che è solo Le Cappelle, perché il mio Michelangelo poi è andato avanti per 7-8 anni. Feci questo libro su Michelangelo e ho preso il premio Goldoni, il miglior libro dell'anno a Modena, che c'era Flaminio, Walter Guadagnini, tutto. Però non era il mio Michelangelo che volevo io, anche perché le luci... nessuno nasce imparato, si dice, io sono autodidatta, uno ce l'ha nel sangue, non ce l'ha. Comunque Michelangelo, io feci questo libro, poi feci Le Tre Pietà con Paolucci e poi un'altra possibilità di fare un grande libro, anzi 3 libri, uno che è 33 copie, è stato esaurito con FMR, e altri grandi. Allora ho avuto la possibilità di tornarci su Michelangelo e me lo son fatto mio, nel senso, anche se il primo libro è bello, ma l'ultima foto di Michelangelo c'è tutta la sensualità, e questo è una storia che è durata 10 anni. E cos'è più emozionante, fotografare la pietà di Michelangelo o fotografare un grande artista vivente? Sono 2 cose differenti, però l'emozione per me è uguale. Gli dico, io in questi giorni che ero a Roma a fotografare Bernini, lavoravo di notte al museo, ora mi sfugge il nome, perdo colpi, si vede, dalle 7 la mattina, dalle 7 la sera alle 2 di notte, io e i miei assistenti. Villa Borghese, mi veniva a mente. È emozionante, e l'artista è uguale, però quando sono davanti, per me, o c'ho Michelangelo, o c'ho un giovane scultore, per me è uguale, certo. Io ci metto la stessa passione. Ecco, arriviamo invece adesso al momento, diciamo, a questa serata che sostanzialmente è dedicata a un solo artista. Io ho chiesto di poter condurre questa serata, perché io sono un grande appassionato di Andy Warhol, lo considero un genio. Allora io sto proprio bene. Sì, io lo considero. Mi è andata bene. Lo considero un genio. Sì, quindi sì, siamo oltre la pittura, l'arte. Cioè, penso che sia stato quello che più di tutti ha capito la società contemporanea, meglio di qualsiasi sociologo. Sì. Lui è arrivato prima di tutti e l'ha detto con un'immagine, l'ha detto con la sua filosofia. Quindi ho chiesto proprio di poter essere qui con lei questa sera, perché lei l'ha conosciuto di persona, sì, in due
due occasioni, nel 1977 e nell'86. Nell'86, poco prima che lui morisse. Sì. Infatti abbiamo uno degli ultimi autoritratti. Tra l'altro la cosa curiosa è che Warhol era uno che fotografava, ma poi non si lasciava. Fotografava più di me lui. Esatto, lui viveva con la macchina fotografica. Con le Polaroid ha fatto... Non si sa che consumava. Ma diciamo la storia bella e interessante che io ho scoperto questa sera, uno pensa, dice, devo andare a fotografare Andy Warhol, chissà la trafila. Infatti Aurelio Mendola mi diceva, io potevo anche fare un romanzo su questa cosa. E invece mi dice, le dico come sono andate le cose. Vogliamo ripetere questo, come nasce l'incontro con Andy Warhol? Bene, nasce... Allora, Nello Finotti, lo scultore veronese, c'è una mostra a New York, Daiola, un grande galerista. E amici, come siamo? Ho detto, guarda Nello, vengo anch'io a New York, ci sono mai stato, però mi porto dietro la macchina fotografica, se si può fotografare qualche artista americano, si fotografa. E prima di andare via, settimanale oggi, mi dice, guarda Aurelio, se tu fotografi degli artisti importanti, che sarà difficile, non ti si compra il servizio. E mi pagano il viaggio e tutto, a me mi va bene. Certo. Benissimo. Ma io parto per andare a New York a vedere la mostra. Il giorno dopo la mostra di Finotti, un mio amico che vive in America e ogni tanto veniva a Pistoia, che ci si conosce da anni, anche lui era lì. Allora gli disse, dai, si chiama La Factory, ma così semplicemente. La Factory, diciamo, per chi non sapesse, è il luogo dove lavorava Andy Warhol, che aveva creato lui, che tra l'altro era un posto molto frequentato a New York. Mica tanto, faceva entrare chi gli pare. No, nel senso che poi è entrata una che gli ha sparato anche, quella non l'aveva invitata. No? Ecco. E allora che succede? Lui, dai, chiama, si prende il numero, telefona. Mentre lui telefona, io non sapevo, non so l'inglese, e lui mi fa, guarda, che la segretaria di Andy Warhol è italiana, è di Padova. Allora te la passo perché parlate fra voi. E gli guardi, ho detto, io sono qui a New York con un amico a fare una mostra, vorrei fotografare Andy Warhol. Quella mi toppa subito, dice, ma chi è lei per fotografare Andy Warhol? Io quasi quasi mi sono un po' arrabbiato, però era il 77, onestamente Andy Warhol non era famoso come oggi. No. Ecco. E io ero orgoglioso di me perché ho detto, guardi che io sono il fotografo, ho già fotografato Marino Marini e De Chirico. E lì è stata la svolta, perché quando lui ha saputo questo... Il giorno dopo io sono andato alla Factory, poi ho capito perché, lui aveva conosciuto De Chirico, credo, un anno prima in Italia. Era molto più famoso di lui. Ma andiamo, De Chirico era molto più famoso. E quindi... Allora lui mi ha ricevuto, molto elegante, con i jeans e le scarpette. Qua abbiamo la foto questa. Si parla del 77. Di velluto così, no? E devo dire, non era una cosa imbarazzante, perché la segretaria gli disse, Amendo non sa l'inglese, lui sapeva il pistoiese, mandò via tutti, si stava proprio bene. Sì, era molto timido poi. Molto timido era, io un po' meno di lui, però insomma avevo sempre Andy Warhol e devo dire non è che fece tante foto, perché avevo l'assemble e il cavalletto. Credo i primi scatti sono 10 fotografie. Poche proprio. Poche, perché non è che scattavo tu come ora c'è il digitale. Eh no. La macchina, l'esposimetro, trovare i posti. E ogni volta che lo metteva a posto lui era contento, quella con le sedie davanti a quadri. Mi dava... E poi mi aiutava perché io lavoravo con tempi bassi e lui capiva che doveva stare un po' fermo. Ah certo, essendo anche lui un statico, non è che avevo i flash così. Quindi mi aiutò molto. E lì ci si saluta. Io queste foto le ho tenute per una vita. Però il giorno dopo ero da lì che stai. E fece uguale, lui mi ha ricevuto subito. E poi dopo torno in Italia e passano 10 anni preciso. Circa, 10 anni, ed ecco che nel 1986 ritorna a New York. Per Sandro Chea.
per fotografare Sandro Chia. No, Sandro Chia mi chiama, l'avevo già fotografato, mi chiamava per fotografare le sue sculture, proprio perché lui aveva delle mostre, poi ho fotografato anche lui, Schnabel. Sì, sì, ho visto le foto. Tutte le sere si andava a cena con Sandro, molto signore, poi amico, e una sera mi disse: guarda Aurelio, non posso venire con te perché sono a cena con Wischenberg, il grande gallerista Andy Warhol. E io così gli dissi: ma guarda Sandro, gli dice se si ricorda di me, mi piacerebbe rifotografarlo. Quando poi Sandro andò via, prese l'ascensore, io rimasi solo. Dice: Madonna, è bischere sono stato. In Toscana si dice così. Gli fa fare brutta figura, perché io queste foto a Andy Warhol non gliele ho mai mandate. Perché pensavo che ce ne avesse tante e tante delle fotografie, manco ne fregava. È stato Walter Guadagnini che poi mi ha curato le mie mostre a dire: guarda Aurelio, tu sei uno dei pochi fotografi al mondo, su appuntamento tu hai fotografato Andy Warhol alla Factory. Infatti, però in quegli anni, quell'anno lì, 1986, Warhol muore l'anno dopo, nell'87. Sei mesi dopo. Infatti noi abbiamo una fotografia, la numero 5, e dove si vedono già i segni sulla pelle, sì. Già stava. Infatti facciamo vedere la numero 5, ecco. Numero 5, e dove si vede, la numero 5 è quella di fianco, ecco questa qua, sì. Bravissimo, grazie. Ecco, questa è una foto. È un po', lo so. È un po' dura, nel senso che lui qua stava. Cioè, è dura, però è vera. È vera, anzi, io devo dire, ero quasi imbarazzata, vi giuro, non l'avrei voluta fare, ma ormai ero lì che dovevo fare. Feci questa foto e poi si vede che proprio stava male. Sì, sì, sì. E poi ci si salutò, lui mi dette delle sue riviste che io mi sono fatto firmare così. Poi è deceduto e queste fotografie sono rimaste lì per anni. E poi arriviamo invece adesso all'altra grande notizia, perché abbiamo un documento importante, anche fatto molto bene, edito Franco Maria Ricci, sì. Vedete? Qui c'è questa fotografia e sopra c'è scritto Andy Warhol fotografato da Aurelio Amendola, New York 1977-1986, Gallerie degli Uffizi. La domanda è questa: cosa c'entrano gli Uffizi adesso con New York? Perché questa foto è stata... C'era gli Uffizi insieme a un'altra che l'hanno messa nella Galleria dei Ritratti. Ecco, allora io colgo l'occasione per dire che questa sera noi abbiamo la stessa immagine, la giusto? La stessa immagine più piccola, 125x125. Ma quella è quella degli Uffizi, quella più piccola. Sì, sì. Noi abbiamo quella più grande. Quella più grande. Quella più grande è la numero 10, questa, che misura un metro, dobbiamo farla vedere meglio, così sembra, dobbiamo farla vedere quanto è grande. Sì, no, ma devono aspetta, scusate. Ecco, facciamo in questo modo, ecco. Così si capisce, altrimenti sembra più. Questa è 1,80 m x 1,80 m, cioè è una fotografia enorme. Agli Uffizi hanno la stessa, però più piccola. Quindi noi abbiamo il privilegio questa sera di avere la stessa immagine che si trova agli Uffizi nella Galleria dei Ritratti. Va bene? Addirittura in una misura più grande. Qui c'è adesso il tema delle tirature. Sì. Allora, noi qui abbiamo questa sera due opere molto grandi, sì, che hanno questa e un'altra che hanno una tiratura molto limitata. Tre esemplari, quindi una ce l'ha gli Uffizi, sì, una ce l'avrà, penso, lei a casa. No, ce l'ho. Chi ce l'ha l'altra non ce si l'ha sa. Ce l'ha un collezionista di Bari. Sì. Ecco, e la terza ce l'abbiamo noi. Preciso. Quindi questo, insomma, mi gratifica. Caspita, cioè una ce l'abbiamo noi, una ce l'ha, sì, gli Uffizi, sì, e l'altra ce l'ha un collezionista. Dell'altra, la numero due invece, di questa, tre esemplari anche, sì, della numero due, e anche lì... Grande così non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha nessuno. No. Le altre due non si sa chi le avrà prese, le altre due. No, è la prima. Ma questa qui è esemplare unico? Unica, sì. Ah, questa è unica addirittura. Chi pronta questa è il numero uno...
Uno. Ah, questa non ce n'è un'altra? Una, no, due. Questa è la prima grande che l'ho fatta. Ah, caspita. Una di uno, le due, una di tre. Beh, ottimo, ottimo. Quindi questa qua è ancora sì, più sì, rara, diciamo, no? Sì, ecco, queste due, mentre le altre, che oddio, non sono piccole, perché le altre misurano 1,25 m per 1,25 m, le altre, dicevo, sono tirate a 9 esemplari. Sì. A 9 esemplari. No. Che fino a 9 è considerato esemplare unico nella fotografia e nella. Quindi, insomma, è stato un incontro. Qual è, che cosa ricorda di Warhol? Una cosa che è rimasta in mente, un dettaglio, un momento? Una... Quello che si è detto prima è la sua timidezza. La timidezza. Devo dire, poi era anche triste. L'ultima volta. Eh beh, sapeva probabilmente che. Lo sapeva, male. Ma proprio lo vedevo, ecco. Però devo dire. Gentile, con me gentile, perché mi poteva anche dire ma tu non mi hai mandato mai niente, che vuoi, forse perché gli ha detto Sandro che io non lo so, però mi ha ricevuto, non aveva furia a mezzogiorno, perché la segretaria mi spiegava, poi arrivava collezionisti, infatti io le vedevo, no? Però devo dire, come e ultimamente lo, pensi no, che solo, ecco. Ho letto l'altro giorno una notizia che, di cui non ero al corrente. Stavo cercando un po' i record delle opere di Andy Warhol e c'è una notizia che non si sa, dicono sia vera, però non è ancora ufficiale, diciamo questo, che un ritratto di Marilyn, che lui ha fatto negli anni 60, dicono sia stato venduto in trattativa privata, ecco perché non è ufficializzata la cosa, a 250 milioni di dollari. Costa meno delle mie fotografie. Allora, hai visto? Allora, come dire, allora c'è solo da comprare le fotografie. Quindi questo, noi di questi magari... No, questo sono contento perché sono uno dei primi fotografi che ha fatto la mostra agli Uffizi. No, questo lo vorrei dare a chi prenderà la grande fotografia. Glielo diamo. Mentre le altre foto dovrebbero essere pubblicate in un altro libro. Sì, tutte qui, nella mostra che ho fatto alle Stelline a settembre. A settembre dell'87? Sì, no, del 17. No, dico, la mostra alle Stelline era stata fatta però nell'87, no, quella di Andy Warhol. No, io questo l'ho fatta nel 2017. Sì, ma Warhol era morto nel 2017. Ah, sì, no, io dico lui alle Stelline. Sì, l'ultima cena. L'ultima cena. Che qui è pubblicata. Ho visto, sì, è questa. È questa qua. La mostra lui la fece, beh, poi morì durante la mostra, lui morì, ecco. E quindi queste, le fotografie che vediamo questa sera sono tutte pubblicate qui. Quindi noi abbiamo questi cataloghi da dare, li possiamo dare. Ecco, edito Schirà e diamo anche questo. Sì. Bene, io devo dire che quello che così interessava chiedere. L'ho chiesto poi se vogliamo leggere tutta la sua biografia. No, penso di no, è troppo noiosa. No, è troppo lunga, non è noiosa, perché qui ha esposto dappertutto, in tutto il mondo, addirittura a Madrid, a Reina Sofia ho visto. All'Ermitage di San Pietroburgo. Sono molto contento, sì. Caspita, com'è esporre all'Ermitage? Beh, emozionato. Io non la volevo fare perché era il 17 venerdì. E loro dicevano, tu la fai il 17 venerdì? Venerdì, onti si fa, ma io l'ho fatto uguale. Porta bene allora. Sì, perché la mostra mia su all'Ermitage era su Michelangelo, sulla sensualità di Michelangelo. E poi, a parte le istituzioni, io leggo qui, poi ci sono tutti i collezionisti importanti che hanno le sue opere, solamente questi non li elenchiamo non si può. Ecco, però mi interessava appunto così velocemente, ma invece mi interesserebbe mandare un giorno a chiedere a Sky Art, se è possibile, il documentario che le hanno girato. Questo mi interesserebbe molto mostrarlo. Bello, va bene, abbiamo fatto questa bella chiacchierata, vuole aggiungere qualcos'altro che magari non abbiamo detto? Auguri, grazie. Mi ha fatto piacere conoscerlo. Anche a me, grazie mille. Bene, a presto. So che ha avuto problemi con la schiena, quindi vuole andare un po' a ritirarsi. Perché ha ragione. Ha fatto male. Grazie mille, maestro, grazie. Bene, allora questo era il grande Aurelio Amendola e queste sono le immagini di Andy Warhol scattate da lui. Tra l'altro c'è questa cavalletto che mi piace
tantissimo, ma non voglio esprimere pareri, giudizi, voglio che voi le guardiate tutte. Sono già ovviamente arrivate delle telefonate per questa, questa è chiaro che è destinata a entrare o in una istituzione o in una grande collezione. Una ce l'ha gli Uffizi, una ce l'ha un collezionista e l'altra ce l'abbiamo noi. Devo dire che qui televisivamente è difficile da mostrare. Sapete cosa facciamo? È meglio, guardate, questa è la copertina, è meglio se la facciamo vedere qui, perché in televisione, vedete, la foto è questa, è la foto della copertina, solo che la copertina è piccola e riusciamo a inquadrarla, la fotografia è troppo grande. Se avete la possibilità, eccola qua, se avete la possibilità di esporla, 1,80 m x 1,80 m, è molto molto grande, però la sua bellezza è anche quella, la sua bellezza è anche il fatto che sia un'opera così grande. Siccome non dovrei cominciare con questa perché l'ordine numerico impone di partire dalla numero 1, ma la stanno richiedendo un po' tutti, poi finché c'è il maestro magari vi può anche firmare un catalogo. Cosa c'è, Raffaele? Adesso piano facciamo vedere. No, dico, finché c'è il maestro magari ci può fare una, se vogliono, una dedica su un catalogo. Ecco, perché lui tra poco va via, quindi. Sì? Adesso le vediamo tutte. Sì, sì, i prezzi li chiedete al centralino, se siete interessati, per noi è una serata veramente di altissimo livello, quindi speriamo che voi la seguiate, a prescindere dall'acquisto. Sto aspettando che i sistemi mi spostino il tavolo e poi vi faccio vedere tutto quanto. Su questa c'è già qualcuno interessato, mi raccomando, questa è unica, nel senso che una ce l'ha gli Uffizi, l'altra è di un gallerista e questa è nostra o vostra, se la confermerete. Allora Maria, dimmi. Sì, certo. Allora adesso andiamo a vederle una per una. Sono due misure o tre? Tre misure. Allora mi date la lista per piacere. La prima è questa, 1986 l'anno, questa è la prima fotografia, 1 m x 1,25 m, 1 m x 1,25 m, abbiamo Andy Warhol con i due teschi nel suo studio a New York, 1977, elegante, con questa camicia a righe, la cravatta regimental, la giacca in velluto. Quello che è stato veramente il genio del secondo Novecento è qui fotografato da Aurelio Amendola. Questa è l'opera numero 1, 1 m x 1,25 m. Poi attenzione a questa, perché questa è unica, giusto? Una su uno. Ed è 1,80 m x 1,80 m. Questo è l'altro lavoro importantissimo, pubblicato come tutte, però se chiamate in due su questo, io posso accontentare un solo collezionista, perché questa qui è unica. Voglio chiedere a Aurelio Amendola, ma questi colori dietro? Era il suo quadro. Questo è un suo quadro e lui si è messo davanti al suo quadro, perché sembrano proprio delle luci invece, dei riflettori. Quella è 1-3, è la prima di stampa. Ah, allora ho capito male io. Questa è è tre come l'altra, tre esemplari. Questa è la numero 1 di 3. Ecco, così siamo più. Quindi, di fatto noi ne abbiamo una sola, perché qui non ne abbiamo una. Comunque la tiratura è di 3 e questa è la 1 di 3. Così siamo più esatti. 1,80 m x 1,80 m. Mi date il libro dove è pubblicata? Ogni volta facciamo vedere. Voglio far vedere la pubblicazione ogni volta. Ecco, no, non è lì, non è lì, non è là, non è su, è quello lì. Aprimi quello, sì. Un attimo, che facciamo vedere le pubblicazioni che sono importanti.
Allora, eccola qua. Vedete, questa è la pubblicazione dell'opera numero 2 questa sera, 180x180. Poi andiamo avanti e abbiamo la numero 3. Allora, volevo dire, queste sono stampate su carta e poi alluminio, giusto? Carta fotografica e alluminio. Eccolo qua, qua si vede veramente tutta la sua timidezza, qua è riuscito proprio a cogliere questo stato d'animo, queste cinque sedie e lui da solo, e di fianco i suoi ritratti ai personaggi famosi che facevano la fila per avere un ritratto di Andy Warhol. E questa è l'opera numero 3, misura 1 metro per 1 metro e 25. Questo bisogna che me lo spostiate perché è l'ultimo, grazie. Poi, 1, 2, 3. La numero 4 è questa. E qui c'è un nuovo formato che non vi ho ancora fatto vedere, 1 metro e 25 per 1 metro e 25. Qui gli esemplari sono 9. 9. 1 metro e 25 per 1 metro e 25. E poi, secondo me, la foto veramente più forte, quella che io consiglierei a tutti quelli, a tutti voi che mi state seguendo, è questa. Questa è veramente una foto storica, importante. Probabilmente questa è stata l'ultima fotografia. Aurelio, dico, sarà l'ultimo ritratto che qualcuno gli ha fatto, perché poi da lì a breve sarebbe morto lui. Quindi questo è un momento molto toccante, molto forte. Misura 1,25 m per 1,25 m, siamo nel 1986, pochi mesi dopo lui sarebbe morto. Numero 5. Poi abbiamo l'opera numero 6, che è questa. Che è questa. E questa l'abbiamo messa al centro della parete centrale perché questo è proprio lui nel 77, dietro c'è un suo quadro e vedete, si pensa sempre alla figura dell'artista, come un artista che deve sempre vestire in un certo modo. Invece no, Warhol, che è stato il più grande artista, il genio assoluto dal 1960 in poi, cioè l'artista più geniale, quello che oggi tra l'altro è il più famoso di tutti, ecco, è stato lui. E vedete che vestiva in maniera molto elegante, con questo blazer in velluto, la camicia a righe, la cravatta regimental, l'occhiale con una bella montatura, cioè, diciamo, contrasta con la figura dell'artista, no, che spesso ci immaginiamo, lui che è stato il più grande di tutti. Non a caso oggi è probabilmente l'artista più quotato di tutti, quello che ha raggiunto le quotazioni più alte in assoluto. E quindi questa l'abbiamo messa al centro della parete centrale. Sì? Sì, vuole che la facciamo rivedere intanto? Sì, allora facciamola rivedere. Sì, e che poi Aurelio Mendola diceva una cosa verissima, dice, e lui alla fine, Warhol girava con la Polaroid, fotografava tutto, avrà lasciato penso 1 milione di fotografie Andy Warhol, tutti i cartoni pieni, però a fotografare lui non c'è stato nessuno. Pochissimi, insomma, certo, nessuno, no, pochissimi. Quindi io effettivamente, quando penso ai ritratti, alle fotografie di Andy Warhol, penso alle sue, perché le ha fatte lui. E questo, voglio farvi capire, non è solamente la bellezza, il valore, il mercato, i prezzi, cioè è un documento questo, è un documento importante. Cioè è la testimonianza di un fotografo che entra nella factory e fotografa Warhol, ma non rubandogli, ma... no. Con l'approvazione di Warhol, che posa per lui. Questa è una cosa incredibile, secondo me. E questo, infatti, è lui, 1,80 m per 1,80 m. Meravigliosa immagine. C'è già qualcuno che ci sta pensando. La numero 1 di 3 esemplari. La numero 1 di 3 esemplari.
andiamo avanti, c'è molto interesse, vi comunico che i telefoni squillano in continuazione, ma questo è un evento veramente mondiale, quello di questa sera è un evento mondiale. Qui siamo sempre nella Factory, nel 1986, vicino c'è un pinguino e una statua, una scultura lignea, e qua c'è lui. E qui c'è lui. Sì, sì, noi le stiamo facendo vedere, abbiamo tutta la serata davanti, quindi... Ecco, poi qui, soprattutto in questa fotografia, nella numero 8 e nella numero 9, si vede proprio questa timidezza. Se volete conoscere meglio la figura di Andy Warhol, esiste un libro che si intitola La filosofia di Andy Warhol. E in questo libro c'è un momento, una pagina, in cui Andy Warhol parla della timidezza e dice che le persone timide sono quelle che si relazionano con lo spazio in maniera diversa rispetto alle persone che timide non sono. La persona timida ha un rapporto diverso con lo spazio, questo lo scrive Andy Warhol. E vedete, qui siamo dentro casa sua, nel suo studio, eppure lui è una persona estremamente quasi... cioè è a proprio agio, ma è visibilmente, palesemente timido, vestito molto bene con questo blazer, i jeans, gli stivaletti, eccetera, però è così, è una persona che occupa uno spazio piccolo, non è ingombrante, come direbbe lui, e lo vediamo ancor meglio in questa immagine, che è la stessa vista dall'altra parte. Vedete? Bellissima questa idea di farlo sedere da solo con quattro sedie vuote. Questa è la numero 9. E poi arriviamo al pezzo, ovviamente questo appena l'abbiamo fatto vedere, i telefoni hanno incominciato a squillare, questo è l'autoritratto degli Uffizi, quello che trovate qui, nella copertina. Eccolo qua. Questo, come vi ho già detto più volte, di questo esistono tre esemplari, uno nella collezione degli Uffizi, due nella casa di un collezionista, tre ce l'abbiamo noi ed è questo. Ora in televisione si vede, anche perché qui c'è un plexiglass sopra, quindi c'è qualche riflesso, magari non si vede benissimo, però quando ve lo trovate di fronte, 1,80 x 1,80 m, vi dico che ha un grande carattere, un grande fascino. Andiamo avanti, le volete vedere tutte, vi sto accontentando, abbiamo la numero 11, questa è una luce molto bella. Tra l'altro mi spiegava Aurelio Mendola che tutte queste fotografie sono state realizzate con la luce naturale, senza fari, senza niente, la luce naturale. E questa è la numero 11. 1,25 m x 1,25 m. Poi abbiamo la numero 12, che è questa, che è la copertina del catalogo. Questa ce l'abbiamo noi. E poi infine ce n'è un'altra, questa è, perché l'avete messa doppia? È la stessa, perché ne abbiamo due. Quindi questa è come la numero 7, beh, dico meglio, se c'è la doppia chiamata possiamo accontentare due collezionisti. E poi l'ultima della serie, grazie, è questa qua. L'ultima della serie è questa qua. Bene, abbiamo finito, questo è quanto, queste sono le opere disponibili, una serata straordinaria, un documento unico, se sono fotografie che non ha nessuno, le abbiamo noi questa sera, le avrà Aurelio Mendola se non le venderemo, le avrete voi se le comprerete. Questo per me è una serata che ho richiesto, che ho voluto condurre, perché sono un grande appassionato di fotografia, conosco bene il lavoro di Aurelio Mendola e conosco molto bene l'importanza di Andy Warhol. Prego, chiamate, scegliete quella che preferite e sperando che non arriviate secondi o terzi, quarti, come è accaduto oggi con un quadro.
Bene, allora salutiamo Aurelio Mendola che ci lascia, grazie mille. Grazie, buonanotte. E noi continuiamo, comunque andiamo avanti perché abbiamo, tra l'altro mi ha fatto una bella dedica, sono contento, mi porto a casa questo libro dedicato da lui. Per me è un grande piacere poter unire questi due mondi, cioè il mondo di un grande fotografo di cui appunto conosco il lavoro dal 1990, mi ricordo qua, 92-93, e il lavoro di Andy Warhol, che è l'artista secondo me più